Benvenuti in questa nuova puntata di Performance PPC Show. Vi presento Fabio e Luca Facin, creatori di Performance PPC, Performance Go, Remote Project Management, Fattivalere, percorsi di affiancamento di consulenza e formazione in ambito marketing e management per lo sviluppo del business digitale. Sono autori del libro Sognavo la libertà e Remote Project Management. Buona visione! Eccoci benvenuti. Qua. Ciao a tutti. Giovedì, nuova diretta e è settembre, quindi si riprende a pieno ritmo l'attività. Oggi parleremo proprio di questo. Fateci sapere se ci siete, se avete ripreso anche voi questa settimana. E appunto, se magari se agosto vi è servito per staccare o se siete sempre stati operativi. Ciao a tutti, benvenuti. Vi do anch'io il benvenuto qua. Ciao Elena. Siamo a giovedì 2 settembre, ore 13.03. Allora, oggi vi diamo alcuni consigli sulla rifocalizzazione e come ripartire alla grande con sia personalmente che con il nostro team. Per il business, quindi vediamo un po' come abbiamo fatto noi quest'anno a ripartire, a rifocalizzarci. Immagino che anche voi state ripartendo, dato che è il 2 di settembre, direi che è ora di tornare operativi. Scriveteci se si sente tutto bene, che partiamo. Ciao Elena, hai visto che... Una cosa importante riguarda le nostre pagine, ve lo voglio dire subito, così poi anche chi seguirà la diretta in differita potrà vederlo subito. Ora vi metto qui nei commenti il link della pagina che continueremo ad utilizzare, perché abbiamo due pagine. Abbiamo la pagina di Performance PPC, che è questa, da dove si sta trasmettendo la diretta, e poi c'è l'altra pagina, che è la mia, che cambierà nome, però continueremo ad utilizzare quella per tutte le attività. Quindi vi metto qui nei commenti questa pagina e vi invito a seguirla, perché tutti i prossimi post, le prossime dirette saranno trasmesse da lì. Ok, quindi eccola qui. Seguite questa pagina. Ciao Roberta. Quindi seguite questa pagina e poi, perché sarà appunto la pagina definitiva. Sì, dobbiamo trasferirci, cambiamo pagina. Il format è sempre quello. Ci troverete tutti i giovedì alle 13, sempre in diretta. Quindi potete fare tutte le domande che volete, e chi non vuole fare... C'è un ritorno, ok, ci siamo. Chi non vuole fare la domanda in diretta per qualche motivo può scriverci poi un commento sotto, scriverci un messaggio sulla pagina e risponderemo poi o direttamente appunto in privato oppure risponderemo poi sotto la diretta. Ok, io direi di partire. Mi raccomando, stiamo per iniziare, condividete questa live, condividetela con, fate un condividi sotto il video con la vostra rete, perché diamo dei consigli interessanti come ogni giovedì. Ancora questo giovedì stiamo un po' sulla motivazione, ok, quindi generali, però poi andremo anche verticali su, come avete visto tanti giovedì, su tanti argomenti che riguardano il web marketing, tanti argomenti che riguardano la gestione del business, il management, quindi sono quasi delle lezioni che diamo in diretta. Quindi proprio quello che vogliamo fare nelle prossime dirette è andare verticali su argomenti molto specifici, in modo da essere molto più taglienti e dare informazioni molto più precise, ok? Quindi ancora oggi, visto che stiamo un attimo riniziando dopo la pausa, parleremo in generale di come ripartire, ok? Quindi vedremo dei consigli utili. Dalle prossime andremo con dei argomenti molto, molto più precisi, specifici. E cosa volevo dire? Tra l'altro, vi anticipo che a fine settembre, probabilmente il 23 di settembre, ci sarà un nuovo evento, quindi tenetevi liberi. La sera sarà probabilmente un webinar e la prossima settimana vi diremo qualcosa di più, quindi tenetevi liberi. Parleremo sempre di promozione online, quindi ci rivolgiamo a consulenti e coach e
sarà un evento dedicato proprio ai consulenti e ai coach, in cui daremo appunto le informazioni per promuoversi online, per ottenere contatti online, grazie alle campagne pubblicitarie. Ciao anche a Roberta. Tutti voi ci sentiamo sempre nel gruppo. Ecco, adesso ci vediamo in diretta. E, bene, io condivido, mi autocondivido lo schermo. Ok, dovreste vedere bene. Non so se lo apro totalmente. Lo apro totalmente? Faccio un riproduci? Sì, dai, vabbè. Ciao, non vi vedo più, quindi Fabio vedrà i commenti. Vai. Io faccio andare avanti le slide. Dovreste vedere tutto molto bene, giusto? Sì. Guardate che energia, questo arancione, abbiamo rifatto la presentazione nostra, per chi ci segue già ci conosce, ok, per tutti gli altri ci presentiamo un attimo, sapete che lo facciamo sempre all'inizio in modo da farci conoscere, siamo Luca e Fabio Faccin, consulenti marketing management per lo sviluppo del business nel digitale. Sì? Vai, vai. Qui abbiamo un po' di brand che abbiamo lanciato in questi anni. Chi di voi conoscerà, cioè, sicuramente l'agenzia che abbiamo, Performance PPC, Performance Go. Recentemente abbiamo pubblicato anche un po' di libri, ok? Quindi abbiamo fatto il Performance Publishing, ne sentirete parlare, Fatti Valere, Remote Project Management. Sono tutti sia servizi che percorsi di formazione. Abbiamo scritto un po' di libri, come i libri sul marketing della collana, il manuale del digital marketing. Poi Fabio ha scritto il suo libro Sognavo la libertà, dedicato a come diventare freelance in 5 mesi. Io ho scritto il mio libro Remote Management, che è un libro che serve ad aprire una finestra sul nuovo mondo del lavoro da remoto per aziende e team che vogliono appunto scoprirne di più come strutturarsi per sfruttare questa opportunità. I nostri corsi, chi di voi li conoscerà, abbiamo la Performance Academy con un sacco di corsi. E in particolare questa settimana ricordiamo che siamo in lancio di una promozione che finirà tra 2 giorni, il 4 settembre, che è la rottamazione dei videocorsi. L'abbiamo chiamata così perché vogliamo riconoscere un compenso, un sconto economico per chi ha già investito in corsi di formazione non nostri, quindi è uno sconto gratuito che facciamo per poter acquistare, se uno vuole, i nostri videocorsi di formazione, dato che facciamo anche quelli. E questa iniziativa, giusto Fabio, ha fatto già molto parlare. Infatti abbiamo visto, siamo stati ripresi diverse volte da diversi gruppi Facebook, e ci fa piacere che sia interessata l'iniziativa. Abbiamo sentito parlare molto di noi, ma è veramente tutta fuffa, nel senso, poi questo parlare che cosa riguarda? Allora, volevamo, prima di partire con l'argomento di oggi, fare un po' di chiarezza su questa cosa del fuffa guru, del fuffa corso. Sapete che ci sono 2 schieramenti, no? Chi ama fare la formazione sa scegliere i propri guru, si forma, investe e ottiene risultati, e chi non crede a questo mondo e pensa che tutte le informazioni si possono ottenere online gratuitamente, quindi non serve a niente investire in formazione. Io adesso non mi voglio pronunciare su quale delle due abbia più ragione, però la domanda che magari qualcuno di voi si fa è: ma Luca e Fabio sono dei fuffa guru? Quindi ho messo giù, giusto per puntualizzare, 2 o 3 cosette che abbiamo fatto, poi sta a voi giudicare, giusto Fabio? A parte che proprio ieri abbiamo pubblicato nella pagina, e trovate anche nel canale YouTube, il mio video in cui spiego appunto che cosa si intende per fuffa guru e perché sono così tanti online, anche se in realtà ci sono in tutti i settori, cioè chi mi vanta di avere la soluzione oppure vende qualcosa per poi dare qualcos'altro, cioè in tutti i settori. O vende qualcosa che non è, perché poi è vero, ci sono anche questi che vendono un certo prodotto dichiarandolo tale con tanta pubblicità, ma poi quel prodotto non si rivela come era stato dichiarato nella proposta pubblicitaria. Beh, noi diamo qualche dato su di noi. Gestiamo 3 diversi team di lavoro, in tutto 10 di professionisti. Lavoriamo da anni con realtà, aziende reali, per le quali gestiamo delle campagne di marketing online, quali Spreaker, Naturino, Roberto Ceré, sapete, molti di voi lo conoscono, e altre realtà di cui in tutte possiamo fare i nomi. Ok, posso fare i nomi di Bizzotto, ma altre realtà grosse non possiamo nominarle, però già queste, insomma, ci hanno permesso di accumulare un'esperienza concreta. Noi entriamo nei team di marketing di grosse aziende e
facciamo i nostri servizi. Ok, poi la formazione è una cosa che è venuta fuori parallelamente per portare fuori la nostra esperienza e andare a incidere su più persone. Quindi non siamo dei semplici formatori, ma facciamo servizi di agenzia e anche consulenze e corsi. Siamo stati, tra l'altro, speaker in eventi come la Leadership Academy, io sono stato speaker in diverse sedi OSA e di fatto abbiamo anche due società reali, non partite IVA semplici, società reali registrate, quindi ci diamo da fare abbastanza, ok? Solo questo era per dare un po' di risposta, poi tutto l'interesse che c'è stato su chi sono Luca e Fabio. Eccoci qua che stavamo facendo i nostri speech, uno da una parte, uno dall'altra. Bene, fatta questa premessa, quindi vi ricordo, il lancio è in corso, rottamazione Fufaguru, voi vi prenotate dalla landing page e ricevete tutte le informazioni su quanti sconti potete ottenere con quello che avete già speso. Bene. Oltre a ricevere subito in automatico la demo per tutti i nostri corsi, quindi ricevete la demo, sì, per accedere alla piattaforma, tutte le piattaforme dei corsi e provarli tutti quanti, quindi gratuitamente vi basta registrarvi nella pagina e riceverete subito appunto le demo. Fatto bene a ricordarlo, Fabio, perché anche quello è importante, cioè vi facciamo provare i 5 migliori corsi nostri, quindi prima di acquistare potete già vedere alcune lezioni e vedere tutti i titoli di tutte le lezioni contenute. Ok. Bene, direi di ripartire, quindi come ripartire alla grande. Adesso noi diamo alcuni consigli, se voi che ci seguite ne avete altri, condividete pure che ci fa molto piacere. La prima cosa che volevo condividere è questa notizia che è venuta fuori il 31 di agosto, dovrebbe essere, sì, che dà il dato sul PIL italiano ad oggi, ok, arrivati a metà 2021, e rispetto all'anno scorso c'è stata una crescita del più 17%, ok? Non è la crescita assoluta rispetto all'anno scorso, però di fatto è in corso una grande ripartenza, ok? Soprattutto incentivata dalla liquidità che si sta mettendo in campo come investimenti da parte dello Stato su alcune attività innovative. Infatti noi avevamo fatto anche una diretta sul fatto che la digitalizzazione aziendale, i corsi che fate, la formazione che fate è tutta detraibile. Magari Yusef può mettere il link di quel video YouTube in cui abbiamo chiamato due aziende che sono dei professionisti che si occupano proprio di farvi avere questi incentivi. In pratica quello che spendete in formazione viene poi recuperato l'anno successivo sull'F24. Ecco, quindi c'è un gran movimento adesso, un gran movimento di ripartenza. È vero, molte attività soffrono più di altre, ok? Però questo è il dato generale. Stiamo ritornando, abbiamo già recuperato praticamente quello perso durante il lockdown. Quindi quello che si dice tra le ricerche degli imprenditori è, ok, chi non riesce a approfittare di questa ripartenza ha perso una grande opportunità, un'opportunità che forse non si vedeva dai tempi del dopoguerra, ok? E secondo noi il trend più grosso è quello legato al digitale, alle nuove tecnologie, al marketing online, al business online, alla gestione di business da remoto, lavoro da remoto, e proprio su questo infatti noi ci siamo dedicati nell'ultimo anno e mezzo. Ok, quindi questo è per incoraggiarvi a ripartire perché ne vale la pena. Ok, i dati dicono che stiamo ripartendo. Fabio, alcuni suggerimenti. Vediamo. Yes. Ripartenza personale. Io ho buttato giù alcune cose che facciamo noi da un po' di anni. Ok, per la ripartenza personale, quando ci diamo degli obiettivi, no? Ci diamo obiettivi aziendali e ce li diamo di solito inizio anno, però alla fine anche settembre è un po' un inizio di anno. Noi ci diamo degli obiettivi annuali, poi degli obiettivi trimestrali, mensili e poi personalmente settimanali, giornalieri. Questo può essere fatto anche a livello personale. Infatti qui ho fatto un esempio.
come professionista uno, o come anche dipendente, uno può decidere di darsi degli obiettivi di fatturato, ad esempio, e questo stimola molto poi a ripartire, no? Quindi obiettivo di fatturato per questo nuovo anno lavorativo, fatturato minimo previsto è ottimo, così sappiamo in base a quello che abbiamo raggiunto come siamo andati in quest'anno. Numero di clienti acquisiti, ad esempio, sì, tipo di prodotti venduti, attività poi anche a lungo termine. Per esempio, uno dei miei obiettivi quest'anno era fare un corso all'estero. Ok. Sono obiettivi che ci diamo a inizio anno o inizio anno lavorativo proprio per darci uno stimolo, una vision da seguire. Poi da lì derivano poi tutti i sotto-obiettivi. Sì, anche se io in realtà su questa cosa qua devo dire la mia, perché io in genere non sono rigido, sono molto flessibile in tutti gli ambiti, quindi ci sta avere gli obiettivi per come guida, ci sta, ma io poi quando li analizzo cioè, li guardo con l'occhio di quello che sono oggi, non con l'occhio di quello che... Di quando li ho stabiliti, nel senso che comunque posso non aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, ma perché ho fatto altre cose e quindi sono comunque non mi colpevolizzo se non li ho raggiunti e cerco esatto. Sempre di guardarli con flessibilità, cioè se non ho raggiunto l'obiettivo di numero di clienti o di fatturato, ma nel frattempo sono tenuto in forma fisicamente più di quanto avessi programmato di fare, beh, sono molto contento e molto felice. Oppure se non ho raggiunto questo obiettivo, ma è perché ero in un periodo in cui non avevo la testa per farlo, quindi ho preferito rilassarmi, va bene, non mi colpevolizzo. E l'importante è essere consapevoli del perché non si sono raggiunti, in modo da eventualmente, se si vogliono raggiungere nel periodo successivo, in modo da tarare i propri comportamenti, le proprie azioni. Esatto. Infatti non devono essere io li vedo non come una cosa che ti demoralizza l'obiettivo non raggiunto, ma l'obiettivo è una cosa che ti dà una direzione. Dire ok, sto andando verso quegli obiettivi, quindi farò una serie di azioni dedicate a raggiungere quegli obiettivi. Okay. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi ponete degli obiettivi e come li analizzate, cioè se siete molto rigidi o se siete flessibili con essi. Esatto, e come fate voi? Noi quelli annuali, li facciamo di solito inizio anno, trimestrali questa volta ne abbiamo fatti diversi, da qua a gennaio, febbraio. Esatto, ok, qui siamo andati avanti. Poi l'altra cosa che a me aiuta molto a riprendermi è l'allenamento fisico e poi anche dedicare del tempo a meditare, che non vuol dire per forza restare immobili così. Se pensate che meditare sia per forza solo quello, vi consiglio di prendere un libro, vediamo se ce l'ho qui, ve lo tiro fuori dopo, che insegna, ce l'ho qui di fianco, adesso ve lo cerco, che insegna appunto i nuovi metodi di meditazione che si adattano ai tempi nostri, che non vuol dire per forza star fermi, potrebbe anche essere mentre fai dei movimenti, delle cose. Quindi la meditazione sono due, c'è cioè la meditazione attiva e passiva, diciamo così. Cioè meditazione significa io vado in cerca. Pensare a quello che si sta facendo, quindi stare nel qui e ora, anche mentre lavi i piatti, non pensare a quello, al passato o al futuro, ma pensare a quel momento, sentire l'acqua calda mentre lavi i piatti, sentire le sensazioni nelle mani, quello è meditare e aiuta a rilassare la mente, perché aiuta a staccare completamente da quello che è il passato, quello che è il futuro. Esatto, Attenzione consapevole. esatto. Questa è meditazione per chi ha fretta, ovviamente ho preso io, chiaramente. Però libretto interessante da leggere a pezzi, dove trovo interessante, dà degli spunti appunto per fare anche lì, sfruttare, fare meditazione, ma appunto non in vari modi, ok? Che si adattano in base alle vite di ognuno. Poi io ho ripreso l'allenamento, ho ripreso a fare palestra, così mi motivo a uscire di casa, a fare e a raggiungere anche lì degli obiettivi.
questo mi ha permesso appunto di dire no, arriva settembre, ricomincio il lavoro. No, ricomincia un po' la vita, no? Quindi ricomincio anche con la palestra. Ma questo ha aiutato molto, non so voi se state facendo anche allenamento fisico, ve lo consiglio. Ok, poi l'altra cosa, solito obiettivo SMART, lo conoscerete tutti ormai, io ho voluto richiamarlo perché mi sembra sempre che ci sta, perché... per l'organizzazione adesso, visto che anche Sara e anche Massimo hanno sollevato questo, hanno sottolineato questo tema, il libro che consiglio è Qui e Ora, ce l'ho lì, adesso vado a prenderlo, e questo è il libro migliore secondo me per la meditazione, perché insegna anche proprio come utilizzarla nella quotidianità. Esatto. Obiettivi SMART li conoscete tutti, ricordiamolo, che va sempre bene, quindi gli obiettivi di solito cerco sempre di pensare se sono passato per le 5 fasi, deve essere un obiettivo specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e che abbia un tempo di raggiungimento, quindi devo riuscire a ottenere 3 nuovi clienti entro dicembre, perché per me 3 nuovi clienti sono rilevanti, è raggiungibile comunque, non è una follia, e è misurabile ed è una cosa specifica, devo ottenere 3 clienti, se li ho ottenuti a dicembre bene, altrimenti no. Questa è la regola base per darsi e dare agli altri degli obiettivi, e ci sta sempre richiamarla. Poi ci sono gli obiettivi di team. Ok, quindi ripartenza con il team, col di riallineamento. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo risentiti tutti dopo le vacanze, anche se noi in verità ci sentiamo ogni giorno via chat, però di fatto per vederci è una cosa diversa vedersi. Quindi tra l'altro settimana prossima faremo un mastermind di team, però ci siamo chiamati, abbiamo visto queste 5 domande, questi 5 punti, ok? Primo, come sono andate le vacanze, visto che da un po' che non ci vedevamo. Cosa è successo nel frattempo, visto che era magari 3-4 settimane che non facevamo una video call insieme, quindi siamo scambiati quello che è successo nel frattempo, anche con me e Fabio sono successe varie cose. Obiettivi personali delle persone, quindi che obiettivi hanno le persone, cerchiamo un attimo di indagare, di capire come adattarli, e poi gli obiettivi aziendali. Infatti abbiamo messo giù che cosa faremo il lancio di settembre, che cosa faremo a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, fino a febbraio. Ok, anche qua si può fare, c'è chi lo fa singolarmente, noi l'abbiamo fatto in team per condividere un momento, lo potete anche fare direttamente con la persona. Infine, lanciare una sfida, cioè lanciare un obiettivo un po' più sfidante per il team, per appunto motivarli, risvegliarli e aiutarli a ritrovare il focus per raggiungerlo. Questa è la call che abbiamo fatto noi e che è consigliato fare appunto per ricoinvolgere il team. Questo invece è il libro di mindfulness che vi consiglio, di Ronald Siegel, che è ora, veramente scritto in modo semplice e comprensibile. Per chiudere il tema della mindfulness. Quindi che c'è chi conosce Osho, bene. Fa piacere. Intanto vedo Sara. Esatto, ragazzi, a noi coach insegnano la meditazione e il movimento, poi altre cose, ovviamente, certo, certo. Perché bisogna un po' ritornare nel mindset produttivo. Non so voi, però io quando stacco è sempre un rischio di non tornare più produttivi. Quindi devo un attimo, piano piano, ritornare con delle azioni anche pratiche, fisiche. Tra l'altro Massimo Sottini sta lanciando una cosa molto interessante che riguarda anche lì settore meditazione. E seguitelo. Bene, vediamo altre... Aspetta che rilancio la mia presentazione. Volevo darvi un ultimo consiglio sul come rendere le persone più produttive quando delegate un'attività. Boom, è uscito in blocco questo. Niente scritte divise. Allora, quello che è venuto fuori, che ho studiato, ma che ho anche verificato poi nella realtà, è che le persone sono più produttive se sanno cosa devono fare, sanno di essere responsabili di quella cosa,
gli unici responsabili di quelle cose che devono fare, sanno esattamente come farlo, sanno perché lo devono fare, perché soprattutto lo devono fare, e sanno soprattutto entro quando devono finire. Questa è una cosa anche che ho visto su di me molto, molto vera. Se tu non hai una data di fine di un'attività, io di solito ho delle attività settimanali importanti, se non ti dai quella scadenza settimanale, il cervello non riesce a realizzare che deve fare quell'attività e tende a procrastinare. E l'ho visto anche su collaboratori, quindi o per esempio stavo aspettando un'offerta e ho detto guarda mi serve entro mercoledì perché io giovedì devo decidere con chi proseguire. Dare date sì di inizio ma soprattutto di fine alle attività è importantissimo, dare dei perché è importante alle persone e poi appunto le persone devono essere sicure di quello che stanno facendo e sapere come si fa. Questo rende sicuramente più produttive le persone. Se voi fate tornare le persone dalle ferie, lasciate il vostro team in balia delle cose, sappiate che succedono due cose. E questa è un'altra cosa che ho studiato durante l'estate. Ci sono due tipi di persone. C'è un 5% delle persone che sono automotivate. Quindi non serve che voi gli diate questi input, non serve che gli diciate che cosa fare e non serve che li motiviate. Loro vanno per la loro strada e riescono a ottenere risultati. E di solito questi sono quelli che poi diventano manager e crescono. Il problema è che poi ci sono l'altro 95% delle persone che non è un problema, non sono cattive, però semplicemente non sono così automotivate e hanno bisogno di questo, hanno bisogno che gli diciate che cosa fare, esattamente come si fa, che gli diate responsabilità, che gli spiegate il perché lo devono fare e dentro quando lo devono fare. Ok. Se non fate questo, quelle persone non le recuperate più perché non potete gestire voi o i vostri manager tutto l'operato di tutte le persone, che dovete creare un sistema come questo di delega. Quindi un altro consiglio che do sempre quando anche faccio degli speech in giro sulla produttività, sulla delega, sono questi 5 punti, quindi li consiglio vivamente, scriveteveli. Bene, io Fabio ho finito. Ah, e poi ho aggiunto un'altra cosa, una cosa che non era in lista, ho aggiunto alla fine la ripartenza del business, perché va bene ripartire come persona, va bene ripartire come team, ma bisogna anche fare ripartire il business, cioè fare ripartire il flusso di clienti che entrano nel flusso di fatturato, ok? E questo è un consiglio che abbiamo già dato anche in passato, molto importante, fate ogni giorno almeno una cosa che vi porti business in futuro. E in business intendo che ti porti nuovi clienti, nuove entrate, nuovi lavori in futuro, non ne detto a breve termine, ma in futuro. Io questo può essere tradotto una call particolare con una persona, un messaggio a una persona, un'email a un cliente, a un prospect. Creare un contenuto è un po' al limite, perché secondo me creare i contenuti è la base che devi fare, ma non è una vera e propria azione. Io intendo, per esempio, mandare un'offerta vera e propria a un cliente. Okay? Quella è un'azione vera che ti può portare fatturato. E io ogni giorno cerco di fare un'azione molto concreta, molto forte, che possa portarmi fatturato da qui a una settimana, un mese o a un anno. Ok? Quindi questo è un altro consiglio che mi sento di dare. Bene, io ho fatto le mie constatazioni, ho dato i miei consigli. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa su questo punto? No, beh, questo sì, l'hai descritto bene tu, e anche in una giornata magari, che ti aiuta anche a risollevare la giornata, magari se ti sei sentito poco produttivo, hai un semplice messaggio, un semplice email, eccetera, che può in futuro far scatenare un'opportunità di business, ti fa anche sentire, cioè, ti fa percepire quella giornata utile e produttiva, per cui è importante questo, perché se ogni giorno mettiamo giù un tassello, magari su 29 giorni di 29 di queste piccole azioni non succede niente, ma una su 30 invece può portare a una partnership, un cliente, una nuova attività. Per cui l'importante è la costanza anche in piccole, diciamo, con piccole azioni. Ricordo, Fabio, che dicevi quando sei partito con Upwork per cercare i primi lavori da freelance, avevi l'obiettivo ogni giorno fare almeno 3 offerte. Cos'era?
Sì, infatti ogni giorno mandare tre offerte, per cui sapevo che, perché era difficile ottenere il primo lavoro non avendo recensioni su quella piattaforma, per cui sapevo che bisognava mandarne veramente tante e mandare tante richieste, quindi ogni giorno avevo l'obiettivo di mandare almeno tre richieste, così da avere una costanza, e poi alla fine, appunto, dopo qualche settimana il lavoro è arrivato. Esatto. Ok, sì. diteci la vostra. Noi questa diretta è abbastanza, abbiamo tenuto abbastanza breve e leggera, con un argomento un po' più generico. Diteci se siete ripartiti. Massimo, appunto, stiamo facendo l'analisi per Massimo, un'attività molto interessante, e ci sentiremo. Tenetevi liberi per il 23 di settembre. E se avete acquistato dei corsi negli ultimi 12 mesi con altri formatori che magari non vi hanno soddisfatto, sapete che fino a sabato c'è la promozione di rottamazione, quindi potete accedere gratis a tutti, alle demo dei nostri corsi, e potete poi eventualmente ottenere 40% di sconto sui nuovi corsi. Eccolo qua. Condivido il link rottamazione fa corso è sempre su corsi.performance-ppc.com/rottamazione-fuffa-corso. E per chi non vedesse, perché siamo anche in podcast, mi ha fatto piacere comunque rincontrarvi. Vedo che Claudia è tornata super operativa. Ok, eccomi, sono nella pagina giusta adesso. Non lo so, Fabio, se abbiamo condiviso nella pagina giusta questo video, però la vecchia pagina Performance PPC sarà lasciata lì ferma, quindi pubblicheremo solo nella nuova. Ha già un nome, Fabio? Per ora si chiama ancora Fabio Faccin Performance PPC e Performance Pay Per Click, ecco. Ma si chiamerà Performance Pay Per Click. Esatto, quindi seguite quella lì. Sono state molto prese in questo periodo, ma adesso comincio ad avere più tempo per studiare. Buona giornata a tutti. Grande. Infatti, ragazzi, soprattutto quelli che hanno preso i corsi o Operazione K, non mollate. Non mollate, perché sì, siamo stati insieme 40 giorni, ma è solo l'inizio. Bisogna lanciare, bisogna crearsi una lista e bisogna fare proposta a questa lista. Proporre dei prodotti, fare delle offerte. Sì, e noi il nostro obiettivo, tutti gli studenti di Operazione K, quelli che hanno partecipato ai vari bootcamp o in generale chi ha acquistato i nostri corsi, cioè il nostro obiettivo non è quello di abbandonarvi lì. Noi ci siamo sempre e vogliamo seguirvi nella vostra crescita, per cui avete fatti valere, avete il fuori dal funnel, il gruppo, avete la possibilità di scrivere sotto alle varie lezioni, e in più avremo poi i prossimi eventi e le prossime iniziative, proprio con l'obiettivo di farvi avanzare. E inoltre c'è anche la possibilità di accedere eventualmente ai nostri servizi di Down for You, cioè ai nostri collaboratori che possono aiutarvi nella gestione delle campagne, nella gestione dei profili social. Quindi per qualsiasi nell'impostazione di Kartra. Nell'impostazione di Kartra, nella creazione delle landing page, perché magari avete capito come fare, però volete che qualcuno le faccia per voi perché non avete tempo, perché pensate possono essere fatte meglio. Insomma, potete scriverci a info@performance-ppc.com oppure chiamare il numero verde che trovate nel sito. E la prossima, ottimo Sara. E Sara ci scrive, anch'io sto ripartendo, ho già rivisto Massima Conversione, ricordiamo il nostro corso sulla creazione di funnel, landing page e l'utilizzo di Kartra come strumento unico di marketing online per fare tutto. Ci sentiamo presto. Bene. E la vitamina PPC quando inizia? Cioè, la prossima ci saranno altri 4 bootcamp relativi alla pubblicità online. Presenteremo tutto questo percorso probabilmente proprio il 23 di settembre, e partirà da ottobre il percorso. Quindi con il corso Vitamina PPC, non so se tu ce l'hai già, però poi i bootcamp partiranno da ottobre. Quindi bootcamp specifici verticali sulla pubblicità online, pubblicità in Google, in Facebook, in Instagram, in YouTube, tutto quello che è advertising online per ottenere visibilità, traffico, contatti.
Dobbiamo fare dobbiamo presentarlo bene, faremo appunto un webinar perché ci sono vari percorsi che abbiamo pensato, perché abbiamo visto che non basta un videocorso, ma bisogna seguire le persone per far ottenere risultati. Quindi noi il team ce l'abbiamo, la voglia di fare ce l'abbiamo e quindi ce la mettiamo. E vi spiegheremo quali sono questi percorsi, ci sono varie cose che si possono fare, però vogliamo essere sempre presenti, ok? Non dire ok, ti do il videocorso, arrangiati. E quindi lo spiegheremo bene anche questa cosa con Vitamina PPC a settembre. Massimo Sottini scrive: sì, ci vogliono 6 mesi per imparare quel corso. È massima conversione, penso che intendi, è un corso abbastanza pesante, e veramente anche Vitamina PPC è anche più pesante forse, cioè sono corsi, ragazzi, che poi vi insegnano delle skill meglio di un'agenzia, quindi è chiaro che sono corsi completi, interessanti, alla faccia del fuffa corso che non serve a niente. Sapete che io e Fabio siamo a cavallo tra la motivazione e poi la pratica del fare le cose. Per farle bisogna imparare. Sì, PPC, sì. PPC è molto completo, il corso. È proprio, va nel dettaglio, dalle basi fino al dettaglio di come creare campagne in Facebook, Google, e LinkedIn, YouTube, Instagram. Sono più di 40 ore di corso. Sì, puoi farlo a moduli, potresti fare la prima parte Facebook, poi passare a Google e infine se ti serve LinkedIn, quindi è abbastanza diviso bene. Sì, e tra l'altro poi vi ricordiamo che le slide di questa, vediamo se riesco a trovare il link, vabbè, Youssef mettilo tu, di questa diretta e delle altre dirette le trovate all'interno del gruppo Telegram, quindi vi invitiamo ad entrare nel gruppo Telegram, perché anche lì condividiamo i nostri contenuti, così siete sempre aggiornati, e lì condividiamo il nostro, le slide anche di questi interventi che facciamo, di queste live. Quindi qui sotto c'è il link nei commenti e da lì potete iscrivervi al canale Telegram. Quindi vedete che siamo multi-channel, c'è il gruppo Facebook, canale Telegram, il podcast, siamo per tutti. Chi preferisce ascoltare al podcast, chi preferisce vedere alle dirette e il canale YouTube, e poi possiamo comunicare anche appunto via Telegram, così ci avete sempre anche nel telefono. Esatto. Ottimo. Ah, oh, scusa Fabio, ti ho cambiato. Ok. Mi sono iscritta, meglio se inizio ad ottobre, altrimenti apro troppi cicli, rischio di ottenere il risultato opposto. Come siete messi con gli altri corsi per capire? Sì, comunque dovremmo partire ad ottobre, secondo me è una tempistica giusta, anche perché non dovete pensare che siano tutte cose a camera stagna. In verità bisogna usare un po' tutto, partire da semplice, ma usando un po' tutto, mettendolo insieme. Quindi vi serve anche la parte di pubblicità. Per chi non ha Vitamina PPC. Sempre Sara, sono contenta di avervi conosciuto. Come potete immaginare, penso alla sincronicità. Sì. Fa piacere che ti faccia piacere. Se vedete parlare di noi in giro, parlatene bene, perché poi ne stanno parlando con queste nuove iniziative che facciamo, perché sembra che siamo venuti fuori dal nulla, abbiamo iniziato a fare i corsi. Cioè non guardano tutta la storia dietro, che Luca ha lavorato 12 anni in azienda, era project manager, Fabio è partito come freelance, abbiamo lavorato con le aziende e poi abbiamo iniziato a fare i corsi. E ci fa piacere avere questi feedback. Ci fa piacere. Poi neanche più corsi, sono appunto quello che puntiamo. Nadia dice: io i corsi me li sto riguardando, ma non ho una grande comprensione, per me come al solito sembra arabo. Nadia, intanto riguardali più volte, perché poi dopo terza, quarta volta riesci a capire dei concetti che la prima volta non avevi capito. E poi c'è sempre il gruppo, quindi se qualcosa non ti è chiaro puoi chiedere. Sì, sì, sì. È chiaro che per arrivare a certi risultati bisogna metterci impegno. Infatti il primo step è avere il mindset. E Fabio l'ha spiegato nel Fatti Valere.
cioè avere quella mentalità che ti porta a lavorare per ottenere risultati in maniera costante, perché sappiamo che non è facile. Noi non abbiamo mai detto che i nostri corsi siano facilissimi, però abbiamo detto che noi per ottenere risultati abbiamo dovuto affrontare quelle cose lì, impararle. Ho condiviso la vostra pubblicità sul mio profilo Facebook, ho avuto 90 visualizzazioni. Sara, ottimo. Ho condiviso Sara. La vostra pubblicità. Ah, ok, in senso questa live, no, ok, comunque va bene, fa piacere. Va bene, direi che ci vediamo prossimo giovedì, pubblicheremo a breve il tema e fateci sapere anche, magari scriveteci un attimo nei commenti di cosa vorreste parlassimo. Siete più interessati alla pubblicità, all'advertising, magari alla gestione dei collaboratori o magari alle landing page o a tutto un sistema di conversione? Cosa vorreste approfondire, così capiamo anche un po' il vostro punto di vista. E noi abbiamo già diverse idee su diverse live e quindi abbiamo anche degli ospiti previsti, però ci sono gli spazi, quindi gli spazi ci sono per approfondire anche argomenti particolari. Se volete chiedere qualcosa su Instagram, su YouTube, ne abbiamo di spazi. Va bene, ci ha fatto piacere essere qui. Ragazzi, noi vi salutiamo. Io direi di chiudere. Mi raccomando, rottamazione, fuffa corso, sempre cercate il link qui nei commenti. Fate valutare quello che avete investito su di voi nell'ultimo anno, vi riconosceremo uno sconto, visto che siete stati bravi a volervi formare e testate tutti i nostri videocorsi in demo. Ok, va bene. Ciao, ci sentiamo nel gruppo e alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima, ciao a tutti.